è una partita facile questa, anche perché in settimana c'è stato qualche fraintendimento di troppo circa alcune sue battute. No. Non battute, alcune sue dichiarazioni, cose che non dette. No, vabbè, no, no. Qui lo sanno tutti che non ci sbilanciamo, manteniamo i piedi per terra e a chi mi chiede della classifica diciamo sempre che guardiamo più in là, guardiamo alla fine del giorno d'andata, se no addirittura marzo, aprile per fare delle valutazioni. Poi qualcuno ha scritto che andremo addirittura in Serie A e quindi lasciamo perdere, però al di là delle battute abbiamo fatto sicuramente una buonissima partita, l'abbiamo approcciata bene. Di certo loro si sono fatti sorprendere sicuramente dal campo, noi no, sapevamo che campo ci poteva capitare. Loro sono una squadra, guardando le partite, lo dicevo, ma non a caso, è una squadra che fa della costruzione del gioco, del palleggio, delle combinazioni, loro forte su questo campo era un po' impossibile, per cui l'abbiamo indirizzata bene noi e siamo stati bravi, bravi ragazzi da subito a praticamente chiuderla, nonostante, ripeto, il campo che sicuramente ha avvantaggiato noi. Beh, non che il Suttiro sia la squadra operaia, insomma, sinceramente. No, sappiamo giocare a calcio, però abbiamo anche qualche arma di fisicità. Se la palla la dobbiamo alzare, abbiamo dei giocatori che la palla la prendono di testa e su certe situazioni riusciamo anche a costruire delle situazioni pericolose. La prestazione di Gatto è sembrata, cioè è apparsa sicuramente convincente rispetto ad altre situazioni in cui il tuo, diciamo così, centrocampo basso lamentava alcune così anomalie. Cioè, voglio dire praticamente che forse la presenza di Gatto è sicuramente più importante rispetto a, o più proficua rispetto a quella di Berardocco. No, su questo campo probabilmente sì, Berardocco stava facendo un campionato incredibile, solo che Berardocco, appunto, per quello che dicevo prima, abbiamo privilegiato, diciamo così, un po' più un giocatore di forza che ha meritato di giocare dall'inizio, vista la prestazione che aveva fatto a Padova. Per noi Gatto finora è stata una validissima alternativa e quando è entrato ha sempre fatto bene, adesso sono due partite che fa bene, ma Berardocco è il nostro giocatore titolare in quella posizione, perché io credo che in quella posizione, se abbiamo un giocatore di qualità, è tanta roba per lo sviluppo del gioco. In questa partita qua Gatto è stato bravissimo come lo era stato a Padova. Mister, ce l'avamo lasciati nell'ultima gara casalinga sulle ali dell'entusiasmo, insomma, cercando di smorzare quanto l'ambiente, insomma, sta spingendo per, vista la classifica. No, l'ambiente non spinge, l'ambiente noi stiamo spingendo. Certo. L'ambiente che spinge è un altro. E visto che dobbiamo cercare, ripeto, di essere consapevoli di quello che stiamo facendo, che ci stiamo confrontando alla pari con delle piazze incredibili, soprattutto quest'anno, piazze che continuano a vincere, non lo so, noi stiamo facendo 2 punti a partita e le stiamo vincendo quasi tutte, le altre anche, per cui spingere oltre o aspettative altre a quello che stiamo facendo, sinceramente non credo che sia giusto nel nostro ambiente. Bisogna mantenere i piedi ben piantati a terra, non abbiamo 10.000 spettatori, non spendiamo patrimonio, ma abbiamo un gruppo di ragazzi che dà sempre tutto. Però quello che volevo dire era, da quel momento poi c'erano due trasferte difficili, soprattutto quella di Padova. La sfida di oggi, che alla carta era comunque una sfida dedicata, perché sì, sì, c'ha ragione, è vero. I giocatori avete fatto 7 punti, avete vinto 9 delle ultime 11. Mi sembra che, insomma, ormai il vostro ruolo è abbastanza consolidato, insomma. Cioè, sì, ma non alla fine, sinceramente, no, guarda, non, hai ragione, è vero. Ci manca ancora qualche partita con qualche squadra forte, adesso abbiamo ancora Triestina, le prossime due sono Triestina e Vicenza, due secondo me assieme al Padova, alla Feralpi, che dall'inizio erano le candidate ai primi posti, noi siamo lì, poi c'è Piacenza, sì, no, Ravenna e Piacenza, sappiamo, ma noi siamo lì e come ci eravamo detti all'inizio per fare il guastafeste, stiamo mantenendo quello che ci eravamo detti
e lo stiamo facendo, per cui va benissimo così, ripeto, continuiamo a lavorare una partita alla volta, a giocare una partita alla volta e poi vediamo. Questo mi dà l'impressione che sia un campionato incredibile dove veramente vincono sempre. Non sta sbagliando nessuno, il campionato non lo sta sbagliando nessuno, o forse una squadra, poi magari fa 4-5 partite a fila e si riaggancia, per cui è inutile fare pensieri che vanno oltre a quello di giocare e dar fastidio alle migliori, poi vedremo. C'è da dire però che rispetto magari al principio, questa crescita di Gatto da un momento importante al centrocampo e nell'ottica di un campionato, di quel campionato che state facendo, è un'alternativa molto importante, e forse anche più davanti Mazzocchi e Casiraghi stanno tenendo sempre più continuità rispetto magari a quello che era in partenza. Insomma, mi sembra che sì, i risultati stiano aumentando anche il questo rendimento. È vero, credo che anche non subire gol contro questa squadra è una cosa molto importante. Ripeto, in un campionato di questo tipo qua, essere lì davanti con queste squadre che continuano a vincere vuol dire che non solo questi, ma tanti stanno facendo cose importanti, e anche chi era qua che già faceva bene stanno confermandosi o addirittura facendo meglio delle passate stagioni, perché altrimenti non saremmo lì. Poi giustamente Gatto è sempre stato considerato un'alternativa e non è sempre stata considerata un'alternativa importante, e Mazzocchi e Casiraghi sicuramente in categoria ha dimostrato già gli anni passati di essere un giocatore importante, e Mazzocchi lo deve diventare, per ora sta mantenendolo le premesse. L'ultima solo, per Vicenza fra 14 giorni ci voleva lo stadio. Noi non pensiamo neanche alla prossima, noi pensiamo a quella dopo ancora. Siamo secondi in classifica, c'è mezzo stadio vuoto, quindi cosa dice, cosa beh, cioè, dobbiamo stare? Vabbè, piove, sì. Quindi va bene così, nel senso che dobbiamo essere consapevoli di quello che è la nostra realtà e di che sappiamo che dobbiamo essere noi quelli che trascinano. Mi sa che con Vicenza giocheremo fuori casa, mi auguro di no, speriamo che almeno la tribuna sia nostra e non solo i 50 o 100 nostri tifosi che ogni tanto si fanno sentire, ci sia proprio la nostra gente qui. Ripeto, l'unica cosa che mi è piaciuta di aver letto l'altro giorno nell'intervista così è che vorrei far passare che se noi vogliamo competere con certe realtà bisogna essere uniti, bisogna riuscire a far stare assieme le anime che ci sono in questo territorio stupendo, però se nel calcio a livello nazionale come ci stiamo confrontando noi, per provare a fare qualcosa di importante bisogna essere uniti tutti, e noi ci stiamo provando, speriamo che ci vengano dietro.